Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La scorsa settimana abbiamo trasmesso su queste frequenze il question time dell'Aula, le domande a risposta immediata. Oggi ci occupiamo delle decisioni prese dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria, che ha approvato nell'ultima seduta all'unanimità la mozione a firma Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, che impegna la Giunta di Palazzo Donini a valutare misure di sostegno della Regione alla circolazione dei crediti fiscali del superbonus 110%. Sulla proposta del capogruppo del Movimento 5 Stelle si è registrata una totale convergenza da parte di tutti i gruppi politici, che ha portato tuttavia a una riformulazione del dispositivo dell'atto, accettata dallo stesso proponente De Luca, che impegna la Giunta a valutare tutte le azioni affinché la Regione assuma, anche attraverso gli enti strumentali da essa controllati, un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi del cosiddetto superbonus 110%, effettuati da imprese aventi sede legale operativa sul territorio regionale e in riferimento a immobili ubicati sul medesimo territorio, con l'obiettivo di stimolare il maggior numero di iniziative. L'Aula ha anche approvato, con 8 voti favorevoli della maggioranza e 3 contrari della minoranza, la mozione a firma Valerio Mancini e Emanuela Puletti, Lega, che impegna la Giunta di Palazzo Donini ad attivare iniziative volte a scongiurare l'introduzione della disciplina europea per l'efficientamento energetico degli immobili, la questione delle cosiddette case green, verdi. Mancini ha spiegato che l'Italia è un paese che si compone di una intricata rete di borghi, comuni, piccole frazioni arricchite da immobili storici e secolari. La direttiva proposta risulterebbe di impossibile applicazione sul territorio nazionale italiano. Il tipo di ambientalismo e di lotta alle emissioni messo in campo dall'Europa non trova alcun riscontro, dice Mancini, con la realtà e le esigenze dei cittadini. La direttiva proposta evidenzia nuovamente come le azioni europee siano veicolate al perseguimento degli interessi di alcuni Stati membri a discapito di altri. Così il consigliere Mancini. L'Assemblea Legislativa invece respinto con 6 voti contrari, quelli del centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, e 5 favorevoli, Partito Democratico, Patto Civico e Gruppo Misto, la mozione a firma Donatella Porsi, che chiedeva l'impegno della Giunta ad attivare iniziative volte alla ratifica da parte del Governo del Meccanismo Europeo di Stabilità, il MES. Porsi ha spiegato che la Regione Umbria dovrebbe promuovere e attivarsi presso il Presidente del Consiglio dei Ministri e presso il Governo al fine di sollecitare la presentazione del disegno di legge di ratifica della riforma del trattato istitutivo del MES. La ratifica da parte dell'Italia del Meccanismo Europeo di Stabilità consentirebbe al Governo, nel caso decidesse di ritenerlo utile e opportuno, di destinare ingenti risorse al settore della sanità pubblica. Approvata all'unanimità la mozione a firma Francesca Peppucci, consigliere capogruppo di Forza Italia, che impegna la Giunta di Palazzo Donini ad attivare specifici interventi per aumentare la sicurezza nelle strutture sanitarie, con particolare riferimento al pronto soccorso, ai servizi di emergenza urgenza 118, ai reparti di psichiatria, oltre a elaborare strategie e programmi omogenei tra le aziende sanitarie e aziende ospedaliere specificamente dedicati alla riduzione del rischio di violenza a danno degli operatori e aumentando quindi la consapevolezza sull'argomento. Infine, approvata all'unanimità la mozione di Emanuela Puletti, consigliere della Lega, che impegna la Giunta di Palazzo Donini a promuovere l'effettiva diffusione della esposizione del numero verde di pubblica utilità 1522 per il sostegno alle vittime di violenza e stalking negli uffici pubblici della Regione e sui siti internet istituzionali, nei locali previsti dalla legge 160, nonché negli asili nido, nelle scuole e nei centri medici privati. Passiamo ora all'attività delle commissioni consiliari permanenti dell'Assemblea Legislativa. Via libera della prima commissione per il disegno di legge della Giunta regionale sulla amministrazione condivisa, che interviene sulle procedure che regolano il terzo settore. Ce ne parla in questo servizio Davide Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato il disegno di legge di iniziativa della Giunta dal titolo Disposizioni in materia di amministrazione condivisa, che disciplina l'attuazione dell'articolo 55 del Codice del Terzo Settore. Con l'amministrazione condivisa si punta ad un diverso rapporto tra pubblico e privato sociale,
non basato su logiche di mercato ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione in comune di servizi e interventi. La Regione Umbria, si legge nel disegno di legge, vuole così rafforzare la collaborazione fra pubblica amministrazione e terzo settore, dettando norme a carattere procedimentale e promozionale. L'obiettivo è quello di definire principi e criteri del procedimento per assicurare un livello adeguato di omogeneità su tutto il territorio regionale, lasciando autonomia agli enti locali per le specificità del territorio. La Giunta sta già lavorando a percorsi formativi rivolti a tutti i soggetti coinvolti. Nel testo, grazie ad un emendamento a firma di Daniele Nicchi e condiviso da tutta la prima commissione, è stata inserita la clausola valutativa, che prevede la predisposizione da parte dell'esecutivo regionale di una relazione annuale da trasmettere all'Assemblea legislativa sull'attuazione della legge e sui risultati raggiunti. Al termine della riunione, il presidente Nicchi ha sottolineato come questo strumento normativo rappresenti un'opportunità per l'Umbria per consolidare il sostegno e la cooperazione tra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore. Secondo il presidente Nicchi, attraverso questo atto si vuole attuare una condivisione di poteri e di responsabilità tra pubblica amministrazione e terzo settore, chiamati ad agire congiuntamente per generare una sfera relazionale caratterizzata dalla reciproca fiducia. Passiamo ora ai lavori della seconda commissione consiliare. In questo servizio Alberto Scattolini. Con 4 voti favorevoli dei commissari della maggioranza e 3 astensioni di quelli della minoranza, la seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha dato il via libera al disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale concernente la disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone. Già nelle precedenti riunioni della commissione, anche alla presenza dell'assessore Roberto Morroni e di tecnici dell'assessorato, erano stati accolti e votati alcuni emendamenti di carattere sostanziale rispetto al testo originario, in conseguenza un emendamento sottoscritto dai consiglieri della Lega, carissimi primo firmatario Mancini, Pastorelli, Puletti, cui si è aggiunta Peppucci di Forza Italia, e in accordo con l'assessorato è stata innalzata la misura della componente fissa del canone dovuto dai titolari di concessione a 42 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione, in sostituzione dei 40 euro previsti. È stata poi introdotta nella legge la disposizione finalizzata a destinare una quota delle entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni ai comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione. Viene quindi stabilito che dal 2024 le risorse da trasferire annualmente ai comuni territorialmente interessati dagli impianti è pari al 35% delle entrate relative alla componente fissa di canoni previsti in bilancio. È stato approvato anche un subemendamento promosso da Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, e Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, e poi sottoscritto da tutti gli altri membri della Commissione, che specifica con criteri di oggettività i comuni a cui dovrà essere corrisposta la quota dei canoni di concessione applicati alle grandi derivazioni idroelettriche. Verranno ricompresi tutti i comuni in cui sussistono non solo la presenza di impianti, ma anche quelli in cui sussiste la presenza di opere idrauliche funzionalmente collegate a tali impianti e che ne costituiscono parte integrante. Previsto anche l'inserimento nella legge della clausola valutativa. I commissari di minoranza hanno motivato il loro voto di astensione, annunciando la presentazione in aula di nuovi emendamenti definiti ulteriormente migliorativi della legge. Il documento recepisce ed attua normative europee e nazionali, che riguardano tra l'altro l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori economici. Attraverso questo atto legislativo vengono introdotte modifiche significative nel settore della produzione di energia dalle risorse idriche, 2 gli obiettivi principali: il perseguimento della massima sostenibilità ambientale e, attraverso la rimodulazione dei canoni, la garanzia di maggiori introiti a beneficio dei territori. L'atto approderà in aula per il voto finale nella seduta consiliare del prossimo 28 febbraio. Fine vita, attività venatoria e costi delle cure oncologiche sono gli argomenti di 3 proposte di legge presentate in terza commissione. Ce ne riferisce in questo servizio Marco Paganini.
La Commissione Sanità dell'Assemblea Legislativa, presieduta da Eleonora Pace, ha avviato l'iter di tre proposte di legge di iniziativa consiliare. Fabio Paparelli, del Partito Democratico, ha illustrato la propria iniziativa sull'assistenza sanitaria per la morte serena e indolore dei pazienti terminali, spiegando che essa mira ad assicurare assistenza sanitaria per aiutare alla morte serena e indolore le persone in stato terminale o cronico, la cui condizione clinica è compatibile con il diritto al rifiuto del mantenimento artificiale in vita, e da rendere più chiara e lineare una tematica così delicata e tanto discussa negli ultimi anni, con l'unico scopo di poter assicurare ai pazienti che versano in fase terminale anche la possibilità di scegliere consapevolmente un fine vita dignitoso e non aggravato da un processo più lento e doloroso per sé e per le persone a loro più care. Il consigliere Stefano Pastorelli, Lega, ha presentato le modifiche alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, di cui è firmataria anche la collega Paola Fioroni. L'obiettivo è di soddisfare l'esigenza di equiparare l'arco temporale dell'autorizzazione per appostamento fisso a quello necessario al conseguimento del rinnovo del porto d'armi, fissato a 5 anni, al quale termine è aggiunto un anno per agevolarne l'ottenimento. La proposta di modifica va incontro ad un quadro normativo nazionale che vede già la maggior parte delle regioni orientate in tal senso. Francesca Peppucci, Forza Italia, ha illustrato la proposta sul rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche, evidenziando che essa riguarda i pazienti residenti in Umbria che effettuano presso strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate sul territorio regionale e di altre regioni, prestazioni sanitarie di cura e diagnosi relative a patologie oncologiche, prevedendo per loro il rimborso delle spese di viaggio e trasporto, di vitto e alloggio connesse a tali prestazioni, anche per l'eventuale accompagnatore nel caso in cui la necessità della presenza sia attestata dal sanitario competente. Nei nostri studi per la trasmissione di oggi abbiamo due persone che occupano due ruoli importanti all'interno della regione. Il primo non è nuovo in questo studio televisivo, è l'avvocato Marcello Pecorari, che vi ripresento, difensore civico della Regione Umbria. Benvenuto avvocato. E ospito per la prima volta nel nostro centro video invece l'avvocato Massimo Rolla, che è il garante per le persone con disabilità. Una figura nuova di cui si è dotata la Regione grazie all'iniziativa del consigliere Francesca Peppucci, una approvazione veloce di una procedura che ha portato appunto all'introduzione di questa figura all'interno della Regione Umbria. A beneficio degli spettatori più distratti, o direi anche forse soprattutto invece di chi con i temi della disabilità, della richiesta sociale di aiuto a qualche figura che occupi un ruolo specifico dentro le istituzioni, allora a queste persone e a tutti voi spieghiamo un po' quali sono i vostri ruoli. Comincio da Marcello Pecorari, ribadiamo che cosa fa il difensore civico della Regione, avvocato. Sì, il difensore civico tutela i cittadini da quelli che sono i ritardi, le incapacità, se così potrebbe dire, le disfunzioni della macchina amministrativa, nella specie della macchina amministrativa regionale, per cui quando all'interno delle materie di competenza della regione, la sanità per esempio, vi sono malfunzionamenti, il difensore civico su richiesta di cittadini o anche d'ufficio interviene cercando di risolvere queste problematiche. Ricordo, perché è importante, che l'aiuto del difensore civico, come anche del garante per le persone con disabilità, è un servizio gratuito messo a disposizione dalle istituzioni. Avvocato Rolla, benvenuto. Anche a lei chiedo in che cosa consiste la sua attività, qual è il ruolo di questa nuova figura appena istituita del difensore, del garante delle persone con disabilità. Ecco, di che cosa si occupa, quale sarà la sua strategia? Allora, innanzitutto grazie per l'invito e sono molto felice di essere qui con voi. È anche molto importante far capire a quelle che sono le persone che ci vedono qual è il mio ruolo. Il mio ruolo è essenzialmente al servizio di quelle che sono le persone con disabilità e soprattutto anche dei familiari delle persone con disabilità. Per qualsiasi tipo di problematica inerente ad esempio all'accesso agli istituti scolastici, l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma non solo. Perché quando parliamo di disabilità a 360 gradi.
e perciò prendiamo in considerazione non solo le disabilità visibili, ma anche le disabilità cosiddette invisibili, e cioè quelle disabilità che possono essere delle disabilità intellettivo-relazionali, disabilità sensoriali, disabilità psichiche. Io intervengo poi principalmente anche per quanto riguarda le materie inerenti alla discriminazione, perciò discriminazione all'interno del luogo di lavoro, discriminazione all'interno di quelle che sono magari le attività e gli enti pubblici, tutto quanto quello che può essere, diciamo, attinente alla sfera della tutela della persona stessa. Diciamo che è un ambito molto ampio e svolgo anche quella che è la funzione di incentivare anche gli enti regionali a far sì che non vi siano episodi di discriminazione o non si possano creare episodi di discriminazione, aiutando anche comunque le figure regionali a far sì che comunque ci siano delle soluzioni comuni e degli accomodamenti ragionevoli per far sì che la persona con disabilità non abbia le problematiche all'interno della nostra regione. Grazie. Mentre parliamo scorreranno dei numeri, dei recapiti, cioè la modalità con cui potete contattare le persone che sono oggi qui presenti per appunto esigenze da parte della cittadinanza, per avere un aiuto, un conforto, una spiegazione, una informazione su temi estremamente importanti. È la prima volta che voi due vi incontrate, avvocato Pecorari, e avete deciso praticamente di collaborare, quindi essendo due figure in aiuto del cittadino, diciamo così, c'è uno spazio di collaborazione. Diciamo che l'unione farà sicuramente la forza. Vi è necessità di un intervento importante nella materia della disabilità. Quindi sicuramente l'ufficio del difensore civico può dar, diciamo così, man forte al garante per i disabili, onde ottenere risposte celeri e specifiche da parte della macchina amministrativa, soprattutto ovviamente in ambito regionale. Va da sé che finora le funzioni che ora svolgerà l'avvocato Rolla erano di competenza del difensore civico, diciamo in modo residuale, non essendoci comunque una figura specifica che le tutelasse, per cui ovviamente vi sarà questo passaggio di consegne della specifica competenza in materia di disabilità, senza ovviamente escludere una collaborazione, come già abbiamo deciso di fare, in modo efficace e continuo, anche con un confronto sulle problematiche in generale della disabilità. Avvocato Rolla, la disabilità, lo sottolineava l'avvocato Pecorari, è un tema molto delicato e anche molto esteso, cioè che riguarda tante famiglie, tante persone, tanti aspetti della vita della cittadinanza. Quale può essere la risposta più efficace che l'istituzione può dare attraverso le vostre iniziative? Allora, innanzitutto, diciamo così, incentivare quelli che sono i servizi. Incentivare quelli che comunque sono i servizi in generale della nostra regione. Le persone con disabilità hanno le esigenze più disparate, e soprattutto anche le famiglie delle persone con disabilità, perché non ci dimentichiamo che i familiari che stanno accanto alle persone con disabilità sono nella maggioranza dei casi non i più colpiti, ma comunque hanno la necessità di interagire maggiormente con quelle che sono le istituzioni pubbliche all'interno, diciamo, a ogni livello. Perciò questa è fondamentalmente la problematica più importante, l'incentivazione dei servizi. La sinergia con il difensore civico è importante, perché io sono stato istituito da pochissimo, da diciamo 5 mesi, e però l'importanza di fare rete è un'importanza fondamentale ed è un cardine anche della mia figura. Perciò la sinergia con tutte quante quelle che sono le nostre istituzioni a ogni livello, e soprattutto per arrivare dove non può arrivare anche il garante, è importante per far sì che ci siano comunque risposte comuni. Quindi, avvocato Pecorari, il difensore civico può esprimere soddisfazione per questo rafforzamento di una squadra in un certo senso e occuparsi di altre materie che fanno parte del suo campo. Assolutamente sì. Aumentare le competenze, e nel caso dell'avvocato Rolla è una comprovata e continua esperienza in materia di disabilità, non è che un elemento ulteriore per la tutela dei cittadini. Le nostre due figure sono qui per tutelare i
cittadini rispetto ai loro diritti nei confronti della pubblica amministrazione, ed è quindi importante una sinergia che aumenti in modo esponenziale le capacità di ognuno dei nostri uffici nel funzionamento. Io mi auguro e sono sicuro che le informazioni che abbiamo dato in maniera sommaria possano comunque essere uno stimolo, possano essere un appiglio anche importante per le persone che ci stanno seguendo. Non mi resta che augurarvi buon lavoro e ringraziarvi per la vostra presenza nella trasmissione odierna. Ringrazio Massimo Rolla, garante delle persone con disabilità presso la Regione Umbria. Il suo ufficio è presso la Giunta regionale, sì. Non qui a Palazzo Cesaroni. No, Giunta regionale al Barletto. Benissimo. L'avvocato Pecorari ha il suo studio invece qui all'interno di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Grazie anche a voi naturalmente che ci avete seguito e avete potuto anche vedere come contattare le due persone che oggi hanno insieme a me naturalmente affrontato questo tema delicato, importante. La vicepresidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Paola Fioroni, e l'assessore regionale alla sanità e ai servizi sociali, Luca Coletto, hanno firmato un protocollo con la provincia autonoma di Trento per la promozione e l'attuazione di iniziative a sostegno delle famiglie. La provincia di Trento perché da anni rappresenta un modello nazionale nell'ambito della promozione di politiche familiari. La stipula del protocollo d'intesa, hanno spiegato il capogruppo della Lega Pastorelli e la stessa Paola Fioroni, comporta l'individuazione del programma esecutivo e delle progettualità da attuare nel conseguimento degli obiettivi fissati, iniziando dallo stabilire un rapporto di reciproca collaborazione volto allo scambio delle esperienze maturate nella promozione e attuazione di politiche familiari. Tra i vari punti del documento si prevede di attivare processi virtuosi per promuovere il miglioramento delle politiche di conciliazione tra vita familiare e lavorativa, sistemi di responsabilità sociale d'impresa e welfare aziendale, e promuovere l'adesione a reti nazionali ed europee con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le esperienze orientate a valorizzare la famiglia. Il consigliere regionale Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, annuncia una interrogazione per chiedere alla Giunta se la Regione intende erogare contributi per chi ha perso l'automobile o il furgone a causa dell'alluvione dello scorso mese di settembre, come ha già fatto la Regione Marche, sottolinea Andrea Fora, stanziando allo scopo 2,5 milioni di euro, poiché le procedure della Protezione Civile Nazionale non prevedono contributi per gli autoveicoli persi o gravemente danneggiati a causa di alluvione. Nella nostra regione, sostiene il consigliere Andrea Fora, l'importo per fronteggiare sarebbe enormemente inferiore a quello stanziato dalle Marche e sarebbe un segnale di attenzione per i cittadini e le imprese dei comuni particolarmente colpiti come Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCRU, il notiziario dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive della Regione e anche emittenti radiofoniche. È disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it, e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.